3, 2, 1. Andiamo con il taglio della torta. Anche oggi appuntamento settimanale con gli assaggi delle torte. E dopo aver ordinato nella pasticceria più votata e meno votata la torta di compleanno, la Baby Gender Reveal Cake, e dopo aver fatto anche un mega confronto tra le due pasticcerie più votate di Milano, quindi quella di Knam e quella di Gino Massari, oggi faremo un'altra cosina che vi avevo già anticipato nei precedenti video e che non vedevo l'ora di fare, ossia assaggeremo insieme, valuteremo e confronteremo la torta nuziale della pasticceria più votata versus quella della pasticceria meno votata. E anche in questo caso ho fatto la stessa cosa dell'altra volta, quindi ho portato una foto esemplificativa del risultato che volevo in entrambe le pasticcerie e la foto era appunto questa, quindi ho scelto sì come primo episodio una torta che è sempre stata nei miei sogni, anche se sapete che non mi sono mai sposata, però nei miei sogni c'era sempre stata l'idea, nel caso in cui mi fossi sposata, di far fare una torta ispirata ai pacchettini di Tiffany, quindi ho scelto appunto guardando le varie foto su internet questa torta che era quella che tra tutte mi piaceva di più perché quella classica con i pacchettini, non lo so, mi sembrava un po' troppo. Comunque ho selezionato questa foto e appunto ho chiesto di riprodurmi la torta sia nella pasticceria meno votata, sia in quella più votata che è sempre Valtorte perché le pasticcerie qui da me sono poi quelle, lo sapete, e sono appena stata a ritirare le due creazioni e non vedo l'ora di assaggiarle. Unica premessa questa volta, visto che comunque non avrei saputo con chi condividere una torta a 3000 piani, ho deciso di far fare due piani in polistirolo e quindi solo il piano superiore sarà commestibile perché mi sembrava realmente uno spreco far fare tre piani di torta e non avrei saputo come fare a mangiarne addirittura due. Perché forse una conoscendomi sarei anche riuscita a farcela, ma due era un po' troppo. Quindi diciamo che in questo caso mi sono segnata solo il prezzo al chilo perché il peso effettivo non sarebbe quello di una torta nuziale vera, che comunque solitamente magari in alcune parti mi hanno spiegato che viene utilizzato del polistirolo per fare un pochino più di volume. Però tutti e tre i piani sono sicuramente commestibili, nel nostro caso dedichiamoci all'ultimo. Mi sembra di avervi detto tutto, però prima di andare a scoprire e a presentarvi la nostra prima torta, e partirei sempre dalla pasticceria meno votata, ma vediamo. Ricordatevi come sempre di lasciarmi un like per vedere altri episodi di questa rubrica. Se non foste ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video. E poi, se vi va, sia qui che nell'info box c'è il link per seguirmi su Instagram. Ed ecco qui la torta della pasticceria meno votata. È talmente grande che devo praticamente stare in piedi per stare io insieme a lei all'interno dell'inquadratura. Io non sono interessante in questo momento, cioè quanto è bella, è meravigliosa e oltretutto è assolutamente conforme alla foto che avevo mandato. Probabilmente manca qualche dettaglio, però ci sono gli strass esattamente come nella foto che gli avevo dato per prendere spunto. E poi, cosa molto carina, io mi sono fatta mettere CF. Perché ovviamente dovendomi sposare, autosposare così per finta nel video, mi sembrava una cosa carina, sono le mie iniziali, lo sappiamo. E sopra anche ci sono le roselline fatte più o meno come le avevo chieste, forse qualche dettaglio poteva essere lavorato un po' di più. Prima di procedere con l'assaggio, come sempre, scheda tecnica della torta. Allora, questa qui costa 29 euro al chilo e vi anticipo già che è più di quanto costa nella pasticceria più votata, però tanto adesso l'assaggiamo. E il ripieno l'ho scelto io, è identico sia per questa torta che per l'altra, quindi possiamo fare un confronto non solo di estetica ma anche di sapore, e l'ho scelto un pochino in base a quello che mi hanno consigliato nelle pasticcerie e anche in base alle torte che avevo assaggiato in occasione di alcuni matrimoni delle mie amiche a cui sono stata. Quindi le opzioni di ripieno più gettonate erano crema chantilly e lamponi, poi limone e gocce di cioccolato o cioccolato e nocciola. Io ho scelto crema di chantilly e lamponi. No, potevo farlo indovinare a voi, vabbè, non ci ho pensato. Comunque, tutte e due saranno ripiene così, e in entrambi i casi, appunto, tutti gli strati aggiuntivi sono in polistirolo, mentre questo è quello commestibile che andiamo a tagliare noi immediatamente. Non ho l'abito da sposa, ma sono pronta ufficialmente per il taglio della torta, anche se vi dirò, mi dispiace tantissimo doverla tagliare perché è troppo bella.
Però armiamoci di coltello e andiamo da quassù. 3, 2, 1 e il taglio della torta è fatto. Forse dovevo togliere. Com'è morbida! È morbidissima! Forse dovevo togliere il fiocco, secondo voi? Potevo arrivarci? Assolutamente no! Aspettate che a questo punto lo tolgo perché sennò come faccio a tagliarla tutta? Qui era un fiocchettino fatto così e qua non si taglia, guardate. Sto per distruggere qualcosa, me lo sento. No, forse sono riuscita a tagliarlo un pochino. Dai, voglio estrarti, per favore! Vogliamo assaggiarti! Ok, forse ce l'ho fatta. Sì, eccola qui! No, vabbè! L'interno è un pochino meno a strati dell'altra volta, però sinceramente mi ispira moltissimo anche come colori, quindi assaggiamola subito. È il momento della verità. Sì, l'interno diciamo che è meno stratificato rispetto all'altra volta, però si distingue bene il pan di Spagna, la crema chantilly, si vedono bene i lamponi, quindi direi che il giudizio finale possiamo darlo solo dopo averla assaggiata e procediamo subito. Ho fatto un'ottima scelta. È bella fresca, non è assolutamente pesante, è molto buona. Anche il pan di Spagna non mi sembra, perché so che l'altra volta mi avevate detto che si vedeva che era leggermente più secco. In realtà a me sembra freschissimo sia alla vista, ma soprattutto al palato, e buonissima anche. Ma ci sono proprio i lamponi interi. Wow, che buono! Che buono! Io non potrei mai fare questa cosa, cioè dovessi sposarmi. Cioè, lì al taglio della torta che non vedo l'ora di assaggiarla e soprattutto farei tipo tutte queste scene, forse sarà questo il motivo per cui non mi sono ancora sposata. Anche la rosa è buonissima. Che buona. No, veramente, il ripieno è freschissimo. È super super consigliata la combinazione crema chantilly e lamponi perché è veramente ottima. Non so, fatemi sapere per chi di voi si è sposato, quale ripieno avete scelto per la torta e se avete delle foto tipo di come l'avete fatta, mandatemele nei direct perché così se poi vi va di vedere un secondo episodio vorrei far riprodurre le vostre torte nuziali perché vabbè sono anche curiosa di vederle ma in generale sono ancora più curiosa di assaggiarle. Ultimo pezzettino, in italiano quando mangio è un optional e così possiamo poi passare a valutare la torta della pasticceria più votata, di cui ho ancora più aspettative perché se già questa era buonissima, non voglio immaginare come sarà l'altra. Ed ecco qui la torta della pasticceria più votata. Non potete capire, io penso che in videocamera non stia rendendo, ma è tutta ricoperta di glitter minuscoli che fanno una luce meravigliosa. Questo è Moiki che sta cercando di raggiungere tutto ciò che ho io. Moiki, rimani lì per favore perché questo è un momento veramente catartico. Comunque ci sono tutti questi mini glitter, poi ho già notato delle differenze anche in questo caso, appunto, due strati di polistirolo e noi taglieremo solo quello nella parte superiore, però il polistirolo e la pasta di zucchero che c'è sopra a me sinceramente sembra lavorata molto meglio nella torta della pasticceria più votata. Hanno veramente decorato alla perfezione tutto la parte anche in polistirolo, tutto l'effetto mette le steche piaceva a me, è perfetto in questo caso. In più, appunto, lo strato subito sopra è bellissimo ed è esattamente come nella foto, identica alle richieste e anche le roselline che ci sono sopra a me sembrano nettamente migliori. Il colore mi sembra molto più conforme, sono simili ma questo mi sembra più conforme con il color Tiffany e oltretutto in questo caso il prezzo è di 27 euro al chilo, quindi
Assolutamente top, però aspettiamo anche in questo caso il ripieno, l'ho fatto fare uguale, quindi crema chantilly e lamponi e poi ovviamente il pan di Spagna. È ufficialmente il momento del taglio della torta perché dovrei avervi detto tutto, adesso mi metterò tipo degli applausi finti nell'editing mentre la taglio, anche se appunto non sono vestita come dovrei. Guardate anche com'è dettagliato e curato e secondo me più dritto il cuoricino con le mie iniziali. A me così a primo impatto sembra che sia molto più conforme alla foto, che è poi quello che ci interessava. E andiamo a fare il taglietto qua dietro, in questo caso secondo me il fiocco. Oh, così riesco, ecco, almeno riesco a tagliarla e non fare le scene che ho fatto poco fa, non so cosa mi sia venuto in mente. Ma devo sempre dare prova della mia imbranataggine in ogni video. Andiamo con il taglio della torta. No, vabbè, è morbidissima anche questa. Ed eccoci qua. Praticamente si riesce. Questa è stata molto molto più facile da tagliare e anche lo strato all'interno, secondo me, è molto più bello da vedere, era proprio più compatta all'interno e quindi è stato molto più facile fare una fetta semidecente, nonostante io appunto non sia esperta. Eccoci al momento della verità. Questi video durano sempre troppo poco, secondo me, perché io sarei andata avanti volentieri a mangiare ancora un pochino. Comunque assaggiamo subito anche qui il pan di Spagna, sembra freschissimo, lo strato è assolutamente ben visibile e ci sono anche delle fragoline oltre ai lamponi. Aspettate che l'assaggiamo subito. Con la fragola e il lampone è ancora più buona. No, non potete capire. Mamma mia, se mai dovessi sposarmi, voglio assolutamente questo ripieno perché è fantastico, cioè rispecchia esattamente quelli che sono i miei gusti. Se ci avessi fatto mettere il cioccolato, non sarei stata così gasata nell'assaggio, invece è perfetto. Veramente il pan di Spagna è freschissimo, il ripieno anche. Adesso voglio assaggiare. Ho assaggiato anche la parte dove c'è la rosellina, che buono. Voglio assaggiare anche il pan di zucchero di questa. Buonissimo. Veramente una meraviglia. Cioè, non so, tutti questi video mi rendo conto che vi ripeto che sono buonissime le cose, però non, cioè, non saprei. Assolutamente, non potrei trovare una pecca. Sono bellissime da vedere, buonissime da mangiare, quindi non potrei assolutamente trovare un difetto. Questa qui esteticamente, a mio parere, vince. Però anche l'altra, cioè l'altra è meno dettagliata, ma è comunque simile alla foto. Questa è sicuramente completamente conforme alle richieste, quindi adesso poi fatemi fare l'ultimo assaggio e poi facciamo il confronto finale, ma mi sono già sbilanciata e mi sa che avete già intuito chi ha vinto. Ci vediamo tra poco. Ancora un pezzettino, l'ultimo, ultimissimo. Vabbè, ancora un altro. Basta, prendo entrambe le torte e finisco di mangiarle dopo. Ed eccoci qua con il momento finale della verità, che durerà pochissimo perché non vedo l'ora di finirmi la mia fettina che avevo iniziato, che era buonissimissima. Queste sono le due torte a confronto. Sì, considerate che qui ho sbagliato io perché dovevo fare il taglio qua dietro, ma non ci ho pensato sinceramente. Comunque all'interno questa è fatta così, mentre quella più votata, ma si vede già a colpo d'occhio che questa qui è la più votata, proprio perché è quella più ricercata. Qui comunque ha lasciato tutto questo strato liscio, mentre qui è tutto lavorato, c'è cioè tutto l'effetto mette da sé, qua le perline sono attaccate singolarmente una a una, mentre qui sono state probabilmente create semplicemente con la pasta di zucchero, se non sbaglio, e non sono precisissime, sono comunque molto belle da vedere, ma queste sono assolutamente più dettagliate. Anche il dettaglio degli strass qua sopra mi piace tantissimo. Mi piace il fatto
che appunto, essendo una torta Tiffany, le iniziali siano all'interno di un cuore, che comunque diciamo che il braccialetto a cuore è quello iconico del brand. Non lo so, anche le rose secondo me sono decisamente più belle, più dettagliate in quella della pasticceria più votata. E la cosa fantastica è che il prezzo era comunque leggermente inferiore all'altro. Ora vi ho tolto io il fiocco, però volevo essere sicura di tagliare nel modo più corretto possibile. Tra le due, sinceramente, sia impatto estetico che per quanto riguarda il gusto, perché ho notato una differenza nella consistenza e nel sapore della crema chantilly, però non essendo esperta posso solo dirvi che mi è piaciuta di più quella della pasticceria, comunque più votata, perché aveva quel qualcosa in più che però non so spiegarvi, cioè secondo me era fatta in modo diverso, qui c'era o qualche ingrediente in meno o una lavorazione diversa, non lo so. Non so spiegarvi, però anche il gusto, un po' che c'erano anche le fragole che veramente davano quel tocco in più, però anche il gusto della crema chantilly io l'ho preferito in questa qui, che appunto è quella più votata. Tra l'altro non so perché continuavo a parlarvi in piedi quando potevamo stare tutti e tre nella stessa inquadratura, io ho continuato a parlarvi in piedi, ma va bene. Direi che anche per oggi ho dato, ora è assolutamente il vostro momento, quindi sbizzarritevi nei commenti qui sotto, ricordatevi di mandarmi le foto delle vostre torte nuziali, di farmi sapere con cosa le avevate riempite voi e soprattutto fatemi sapere se volete vedere appunto un prossimo episodio dedicato appunto alle torte per i matrimoni. E vi spoilerò già che invece il prossimo episodio di questa rubrica sarà dedicato alle torte create apposta per le feste di laurea, quindi se ne aveste qualcuna nello specifico che vi piace, che è sempre stata il vostro sogno, che volete segnalarmi, ovviamente mandatemi direct o mettetemi link qui nei commenti. E sì, avevo detto che smettevo, quindi tanto si è capito che per me ha vinto questa. E adesso è ufficialmente il momento, smetto immediatamente di parlare, voi appunto sbizzarritevi nei commenti qui sotto, stavo facendo cadere tutto. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!